Questo progetto è nato lo scorso anno attraverso la piattaforma di crowdfunding di Team WeTeamWeDo, che ci ha consentito di raccogliere 90.000 euro in sostegno finanziario da parte sia di aziende che della pubblica opinione interessata al progetto. Il progetto ha l'obiettivo di mettere a punto su una scala, diciamo, pilota, quindi per stabilire una possibile ricaduta industriale di un metodo di recupero dei metalli preziosi da rifiuti e apparecchiature elettroniche attraverso processi ecosostenibili. Quindi il nostro obiettivo è quello di studiare e quindi poi trasferire dal punto di vista industriale questo metodo che dovrebbe consentire un riciclo completo dei materiali che sono contenuti all'interno dei rifiuti elettronici con un impatto molto basso per l'ambiente, quindi ricircolando i reagenti utilizzati e potenzialmente senza produrre rifiuti, quindi senza avere ricadute ulteriori sull'ambiente. Quindi l'obiettivo principale era quello di usare reagenti ecosostenibili, reagenti riciclabili, possibilmente commerciali, in maniera da avere una rapida ricaduta nell'ambito industriale e ottenere un sistema comunque efficiente. Quindi questo progetto è stato l'inizio di un'attività di trasferimento tecnologico che deriva da un'attività pregressa di ricerca e vorrebbe essere, diciamo, la prima parte di un ulteriore studio che dovrebbe poi portare a un trasferimento tecnologico vero e proprio. Cosa dicono gli studenti, gli specializzandi? In che modo si approcciano i veri clienti dell'Università di Cagliari? Gli studenti di questa tematica sono in genere molto entusiasti, sono molto incuriositi, intanto perché la campagna di crowdfunding ci ha permesso di fare moltissima divulgazione scientifica. I materiali che noi trattiamo sono i materiali che i nostri ragazzi hanno per le mani continuamente, che loro guardano da un altro punto di vista, chiaramente dal punto di vista della funzionalità che hanno, ma nel momento in cui gli si fa notare che cosa contengono, sono molto incuriositi dal fatto che possono essere una piccola miniera di materiali pregiati, che non sono soltanto l'oro, l'argento e i metalli preziosi, ma anche tutti gli altri materiali che sono contenuti all'interno hanno un loro valore perché tutti i metalli sono in via di esaurimento. Tra 5 anni il tuo progetto dove sarà? Io spero che fra 5 anni ci sia un dimostratore che permetta di vedere il trasferimento su scala industriale di quello che stiamo facendo diciamo, in laboratorio per il momento.